Uova ragazzi e bentornati! La Epic ha finalmente annunciato che con l'arrivo della patch 10.20 avremo la possibilità di selezionare i nostri picconi della battaglia reale anche su Salva al Mondo e viceversa avremo i nostri picconi di Salva al Mondo nella battaglia reale. Preparati a raccogliere con stile, siamo lieti di annunciare che i picconi arriveranno nell'armadietto in Salva al Mondo con l'aggiornamento 10.20. La selezione del piccone verrà aggiunta alla scheda armadietto dandoti la possibilità di personalizzare il tuo strumento di raccolta con qualsiasi piccone nella tua raccolta, sia da Salva al Mondo che da Battle Royale. Inoltre ti verranno concesse versioni cosmetiche di ogni piccone che è sbloccato in Salva al Mondo. Questi picconi possono essere utilizzati in ogni modalità di gioco, ad esempio Salva al Mondo, Battaglia Reale e modalità creativa. I picconi avranno alcuni problemi per cominciare, ma col tempo risolveremo i seguenti problemi. Quando selezioni uno stile per picconi, lo stile predefinito viene visualizzato nell'armadietto, anziché nello stile selezionato. Tuttavia, questo è puramente visivo e lo stile corretto verrà visualizzato quando ci si trova in zona, quindi in missione. Il piccone che mostra il banner mostrerà appunto il colore e il banner che avremo su Battle Royale e non quello che avremo in Salva al Mondo, quindi fate molta attenzione. Non tutti i picconi reattivi reagiranno ancora in Salva al Mondo. Dobbiamo affrontare questi problemi caso per caso e determinare quali condizioni dovrebbero attivarli. La maggior parte di questi sono legati a danni del giocatore, eliminazioni o sopravvivenza in Battle Royale, che non si tradurrà correttamente in Salva al Mondo. In sostanza ci fanno sapere che ci sono dei picconi particolari che comunque vanno rivisti in quanto hanno delle funzionalità particolari. Conoscendo Mamma Epic e i suoi bug finiremo col killare zombie col piccone, secondo me. Quando i giocatori si lanciano in una zona entro i primi 5 secondi dal conto della rovescia della lobby, possono finire con il piccone predefinito di Battle Royale invece della loro selezione cosmetica. Abbiamo già inserito una correzione parziale, ma stiamo ancora rintracciando la causa finale per risolverla completamente. E le mimetiche per le armi? Stiamo facendo buoni progressi con le mimetiche delle armi. Ci sono ancora molte opere d'arte necessarie per rendere ogni arma perfetta con le mimetiche. Abbiamo una vasta collezione di armi diverse e vogliamo passare il tempo a installarle e lucidarle in modo che ognuna si senta unica e funzioni con il sistema di mimetica. Stiamo ancora lavorando su questa funzione e stimiamo che non saranno pronti fino all'inizio della prossima stagione, quindi avremo le mimetiche sì, ma non prima della stagione 11. Beh, c'è comunque da dire che su Salva al Mondo abbiamo tantissime armi, quindi è più che giustificato il fatto che loro si prendano del tempo per appunto ritoccare tutte queste armi che sono presenti su questa modalità. E le mimetiche per le armi da mischia? Non ci siamo dimenticati della mischia. Le mimetiche per armi da mischia richiedono sia supporto di codice aggiuntivo, sia passaggi artistici sull'intera collezione di armi da mischia. Le mimetiche sono una caratteristica estremamente interessante e vogliamo assicurarci che abbiano un bel aspetto su ogni arma a cui possono essere applicati, in particolare a quelle da mischia. Stiamo spingendo molto velocemente per ottenere questa aggiunta e rilasceremo le mimetiche per le armi insieme a quelle da mischia o poco dopo. Avremo più informazioni in futuro con un blog apposta. Quindi raga, che dire, questo era il succo del video che volevo mostrarvi. Finalmente stiamo avendo un po' di introduzioni significative su Salva al Mondo, però sono sempre cose minimali, sono cose che sinceramente sì, fa piacere avere, ma comunque non vanno a modificare quello che è il nostro sistema di gioco, non vanno a risolvere quelli che sono i veri bug effettivi. Comunque la patch 10.20 porterà oltre a ciò anche i nuovi lama, col nuovo set di armi, le armi musicali e con esso anche i nuovi eroi, eccetera eccetera. Quindi sarà una patch veramente sostanziale. Una domanda che mi sorge spontanea però è: la falce elegante e il piccone uguale alla falce elegante? Cioè, come sarà la cosa? Avremo sia il piccone con la skin della falce elegante, sia la falce elegante che rimarrà sempre una falce elegante? Non lo so, non vedo l'ora di scoprirlo. E che dire, io non vedo l'ora che arrivi. E voi?